in studio dal Palacarta, Argine 1 per l'ENA 3. Qui con me c'è coach Marco. Allora Marco, della partita che ci puoi dire? No, la partita mi sono... l'ho detto anche alle ragazze, mi sono divertito veramente tanto. Abbiamo giocato con una buona intensità, siamo riusciti a tenerla per buoni 3 set. Forse la parte finale, e la parte finale del primo set siamo calati, poi il secondo set siamo entrati veramente con la carica giusta, uguale il terzo set, ce lo siamo un po' persi sul punto a punto dal 17 in poi. E va bene, il quarto abbiamo provato ad essere lì fino al 10, poi siamo crollati miseramente. Però quello che ho detto alle ragazze è che vi faccio i complimenti perché stiamo spostando sempre un po' più avanti il limite in cui cediamo dal punto di vista nervoso. Noi cediamo dal punto di vista nervoso semplicemente perché questo è un livello, soprattutto stasera è una partita più difficile rispetto a venerdì scorso. Noi abbiamo spostato l'asticella sempre un po' più avanti. Brave le ragazze, che stanno in campo sempre meglio, stanno in campo sempre con più convinzione, riescono a stare proprio nel gioco, nel vivo del gioco, tanto tempo. Sono convinto che sia una questione di tempo. Quindi, la cosa difficile ovviamente è facile dirsi di rimanere tranquilla, però sono ragazze che sanno come si lavora, sanno come si affronta il lavoro in palestra, lavorano con me da tanto tempo. Quindi sono tranquillo, brave, mi sono divertito a guidarle tatticamente contro una squadra che faceva delle cose abbastanza particolari per il livello. C'era una fast, c'era un opposto che attaccava la seconda linea, quindi siamo stati anche ben ordinati, abbiamo fatto un numero di muri sopra la media, abbiamo fatto 5-6 muri punti, quindi questa è una cosa che ci fa ben capire. L'attacco va meglio, poi ci sono alcuni errori, alcune cose che stiamo cercando di mettere a posto, che metteremo a posto sicuramente. Adesso ci riposiamo un po' e ci rivediamo per le feste per fare un altro bel full immersion di allenamenti. Ok, grazie Marco, a voi studio. Qui dal Palacarta si è appena conclusa la partita Under 14 Argine contro Fides, vinta 3-2. Una partita un po' sofferta, ma un regalo da mettere sotto l'albero. Sentiamo cosa dice il coach Marco. Sono contentissimo. Ho un po' perso anche un po' la voce. Brave, perché avevo chiesto di finire l'anno nel migliore dei modi, riuscendo a interpretare la partita in una certa direzione. Ci siamo riusciti perché abbiamo fatto veramente bene nei set vinti, nei set persi c'è un grosso rammarico perché comunque tanti errori sono stati concessi agli avversari. Però stasera ho visto una qualità degli errori diversa, nel senso che i primi due set mi sono sembrate, infatti abbiamo perso 23 secondi, due set giocati veramente benissimo e con poi qualche precisione che fa parte del gioco. E bravissime ragazze, sotto 2-1 dopo aver perso un set in cui abbiamo fatto fatica a rimanere e fare un quarto set di quelli cattivi, tosti, con tanta intensità. Il tiebreak è stata la solita partita a due facce, parti forte, poi rallenti, poi vai ancora a lunghi, poi loro ti riprendono, ti superano, poi sul 12 pari vai in battuta la ragazza che fino adesso aveva avuto solo insicurezze, va, fa due battute e ci regalano il break e poi vinciamo con un muro punto finalmente. No, che devo dire, bravissime, faccio un applauso alle ragazze perché soprattutto a quelle che sono entrate solo il quinto set dopo aver visto la partita da fuori, non è facile, sono entrate lucide, calde, cioè bene, questa è la forza del gruppo, questa è la forza di questa squadra qua e sono contento perché oggi sono riusciti a giocare anche chi di solito gioca di meno, per cui super contento. Quindi bene, sì. Non dimentichiamo a tutti l'appuntamento di domani. Sì, tutti sì. Al Palaceroni alle 19:30 per lo spettacolo di Natale. Bene, che c'è anche la lotteria. C'è anche la lotteria, certo. La lotteria, quindi vi aspettiamo tutti domani. Va bene, ciao, forzati. Studio, siamo qui al Palacarta, appena terminato l'incontro di seconda divisione Under 18 Argine Cartigliano, vinto dall'Argine per 3-0.
E abbiamo qui il nostro coach Massimo, che si è finalmente seduto dopo una giornata in piedi, ha detto, e sentiamo le sue impressioni sull'incontro. Allora, innanzitutto sono contento abbastanza della prestazione, visto che nella settimana non è che ci siamo allenati proprio bene, bene, bene. Eravamo in fase calante e invece questa sera, incredibilmente, i miei lati hanno messo giù quello che potevano fare. Quindi abbiamo fatto un passo avanti. Chissà che i lavori che vengono fatti in palestra si cominciano a vedere, anche perché, per carità, non avevamo davanti grossi mostri sacri, ma quando che tu cominci a tirare, a mettere giù qualche palla, magari ti aiuta, per il futuro. Sono felice di aver vinto questa partita qua perché è un bel regalo di Natale, restiamo secondi e io sono contento per le ragazze perché hanno sempre abbastanza reagito. Purtroppo, ripeto, siamo un po' in fase calante, però siamo riusciti a portarla a casa piuttosto bene. Non è che siamo andati in panico come che abbiamo fatto sabato scorso. Io ero un po' preoccupato stasera, a dire il vero. Perché dopo la prestazione di sabato scorso, sinceramente, ero un po' lì lì. E invece mi hanno tirato fuori una partita discreta, abbiamo fatto bene, dobbiamo migliorare su certe cose, ma queste cose le faremo dall'anno prossimo perché queste in questo momento hanno la testa da un'altra parte, sono stanche psicologicamente e vogliono far festa, ci sono i panettoni, la cioccolata, eccetera, noi altri dobbiamo mangiare Anche come noi. anche noi. Però dai, felice perché altri 3 punti pesanti e un altro 3-0 fatto. Non, abbiamo rischiato di perdere il primo set e l'abbiamo raddrizzata. Siamo partiti bene nel secondo, siamo stati lì nel terzo, però alla fine abbiamo accelerato quel tanto che bastava. Un'ultima cosa, voglio dare i miei auguri a tutti quanti di Buon Natale, sincero, e forza Argine sempre. Bene, allora ci vediamo nel 2020. Intanto, Mamma mia, che buone brutta parola feste. che mi hai detto. Ci vediamo nel 2020. Buone feste Anche a te. a tutti. Grazie.